Valdifiori, è un piacere rivederti. Sei stato molto chiaro sui social e hai mandato un messaggio d'amore alla città di Pescara e ai suoi tifosi. Sì, piacere mio, guarda, mi hai proprio preso qui, che sono venuto a salutare i ragazzi che durante il Covid poi ho sistemato le bimbe che le abbiamo iscritte a scuola a Ravenna, sono venuto oggi a prendere le cose, saluterò i compagni perché è giusto che sia così per quello che abbiamo fatto insieme in questi 6 mesi. Ho ringraziato già Pescara, lo ringrazio anche oggi per l'ultima volta, a tutti quelli che mi hanno voluto bene, perché lascio con rammarico una grandissima città e speriamo di rivederci presto. Hai un rimpianto? Ma il rimpianto più che quest'anno, che sapevo che dall'inizio magari la situazione era così, più l'anno scorso, che sono venuto con tante aspettative, speravo, dai, come ho sempre detto, di chiudere la carriera qui a Pescara, fare 3-4 anni importanti, però è andata come è andata purtroppo, quindi l'ho accettato, si manda giù e poi dopo niente, adesso cercherò una nuova avventura, intanto come ho detto ho dato priorità alla famiglia, saluto i ragazzi e poi dopo gli farò un grande in bocca al lupo. In bocca al lupo a te Mirko e grazie. Grazie.